Eccoci, allora buonasera. Buonasera. Niente, praticamente Freud, che qui vedete nella sua, diciamo, maturità, quanti anni avrà qua? Avrà 65 anni, una cosa così. Lui praticamente è considerato appunto uno psicologo, fondatore di una particolare psicologia, la psicanalisi. Io lo considero un filosofo e poi tante cose, anche se le accenno, cioè, domandate, interrompetemi e domandate anche quelle cose di base, la filosofia, psicologia, che rapporto c'è tra filosofia e psicologia, per esempio, faccio un esempio. Che rapporto c'è tra psicanalisi e psicologia, per esempio. Poi c'è una scelta delle cose da dire e magari non ci sarà neanche il tempo, l'importante secondo me in generale nelle cose non è tanto aspirare alla completezza, aspirare, desiderare, figurati. Però, in primo luogo, anche se poco, cercare di capire quel poco. Sì, direi di sì. Via, perciò interrompetemi e domandate. Nel XX secolo ci sono state varie potenti teorie scientifiche che noi sappiamo anche solo come profane. La relatività di Einstein, la quantistica di Bohr, il darwinismo radicale, quello della cosiddetta teoria sintetica, io so, vedo soprattutto uno, si chiama Gould, ma anche l'economia, pensate, quella sulla domanda, anticlassica, quella di Keynes, avete mai sentito Keynes, la domanda, Roosevelt, il New Deal, no? Una teoria economica alternativa a quell'ottocentesco. Sto parlando del XX secolo. Ci sono varie teorie importanti del XX secolo scientifiche. Una di queste è appunto la psicanalisi di Sigmund Freud. Thomas Mann, che avrete sentito nominare, premio Nobel per la letteratura, considerato da qualcuno il più grande scrittore in lingua tedesca del XX secolo, in occasione degli 80 anni, il mio compleanno, disse che semmai una qualche conquista dello spirito umano dovesse essere salvata dal declino della civiltà, questa dovrebbe essere la psicanalisi di Sigmund Freud, per avere svelato profondità dello spirito mai prima raggiunte. Cioè, non mette, non so, Aristotele piuttosto che Galilei, piuttosto che Cartesio, mette? Neanche Darwin, dico, spirito umano, conoscenza umana, cultura umana. Vabbè, la sua opinione. Mann, da quel grande umanista che era, aveva capito che la psicanalisi era un tesoro prezioso del XX secolo, che è il suo secolo. Il secolo di Thomas Mann è il XX secolo. Tesoro prezioso del XX secolo. Io voglio sottolineare anche un titolato, questo un libretto che sto scrivendo, stavo scrivendo sulla psicanalisi, un tesoro del XX secolo. Perché un tesoro del XX secolo? Voglio datare, circostanziare storicamente, perché tutto passa in questo mondo. Passano le nostre vite, passano i capelli, passano i presidenti degli Stati Uniti, passano le specie viventi, vegetali, animali, passano le stelle. Tutto passa. Oso dire. Anche le teorie scientifiche. Io mi ricordo quando ero giovane la psicanalisi era di moda, io ero giovane negli anni 70-80, avevo un'aura, gli psicanalisti erano invitati ai talk show che a quel tempo non c'erano, comunque intervistati, Repubblica dava paginoni su dati agli psicanalisti, quello della sera, così. Adesso non è così. Adesso psicanalisi, se uno sa che ha sentito la parola, è già una minoranza delle persone. Ho detto una, a me consta, visto che ci tengo molto alla psicanalisi, lo considero un tesoro, una minoranza delle persone ci sanno anche solo la parola, non dico la teoria, cos'è la psicanalisi, figurati, ma solo la parola. Psicanalista, guardate, cosa avrete dei mariti, dei nipoti, dei clienti, dei fornitori, che ne so, gente, persone, oggi nel 2024, perché non siamo più
nel 1975, neanche nel 1985. Non siamo più nel 1985. È vero. La parola stessa non è più conosciuta dalla maggioranza delle persone. Per questo che ho usato la parola tesoro. Cosa dice la parola tesoro? Ci richiama, penso, qualcosa di prezioso, ma anche qualcosa di sepolto. È vero o no? Il tesoro dei pirati. Sì o no? Non ci richiama noi queste due cose, la parola tesoro? No, ve lo chiedo, sì o no? E io voglio infatti significare queste due cose con la parola tesoro. Sia qualcosa di prezioso, sia qualcosa di nascosto che può essere dimenticato se non si trova la mappa. Vedete la mappa del tesoro? Mann, da quel grande umanista Thomas Mann, che era. Aveva capito che la psicanalisi era un tesoro prezioso del XX secolo. Pienamente essa inserita nella storia della cultura. E specificamente nella storia dei concetti supremi. Cosa sono i concetti supremi? Oso dire, bene e male. Verità e falsità. Questi bello e brutto. Piacere e dolore. Meno. A me sembrano concetti fondamentali dell'umanità. Ecco, la persona è pienamente inserita in questo. Mann, Thomas Mann l'aveva capito. Lo scopo della vita, essere e non essere, la differenza tra sensazioni, immaginazioni e pensieri, la natura del tempo. La psicanalisi ricorda le età precoci della piccola infanzia, il tempo. La natura dell'essere umano tra animalità. Adesso stavo per toccarmi il pene, e spiritualità. Aveva capito, cioè, Thomas Mann, come la psicanalisi si collegasse direttamente alla antica, non moderna, tradizione della filosofia. Quella disciplina che si riguarda non i particolari specializzati della valvola mitrale tra atrio sinistro, ventricolo destro, no. E neanche della fusione societaria tra diritto anglosassone e diritto continentale dell'Unione Europea, nella fusione tra una SRL e una SPA. No. Questi particolari sono delle scienze, ma non della filosofia. La filosofia riguarda i concetti fondamentali, non quelli che interessano a particolari gruppi di persone, quelle sono le scienze. La filosofia interessa tutti. È una bella differenza, vero? Tra le scienze e la filosofia, vero? Vero? Concetti fondamentali, la specializzazione dei particolari. La gloria delle scienze dov'è? Dov'è la gloria di uno scienziato? Nella specializzazione. È vero o no? Siamo finta che ci sia un vecchio Piero Angela degli anni 90 che intervista uno scienziato di Harvard. O di Stanford o dell'MIT, è vero? Faceva queste interviste però, Angela? Sì o no? Andava in America e faceva le interviste. Al tempo non c'erano Google Meet, le call, non c'erano le call. Andava in America, però, Angela? Veramente? Io lo so, comunque. E intervistava. Cosa c'era? C'era scritto il disclaimer, come si dice, là sotto. C'era scritto, secondo voi, scienziato? O fisico delle particelle, o astrofisico, o biochimico, o anatomofisiologo, o paleontologo degli invertebrati, fisico quantistico. Oppure, che cosa?
C'era scritto scienziato o queste altre edizioni che ho detto? Da voi la risposta. Le Perché se ci fosse scritto scienziato sarebbe stato un insulto. Qualcuno capisce che sarebbe stato un insulto? Sia alla persona che parlava, l'intervistato, sia agli spettatori, prendendoli per mongoli, per popolino gullible, che in inglese significa credulone. Siete d'accordo o no? Che la parola, se ci fosse stato scritto nel disclaimer scienziato, sarebbe stato un insulto sia per chi era intervistato, sia per chi vedeva l'intervista. Che dite? No, per imparare ci pensare un attimo. Prego, hai alzato la mano? No, no, Ci sono offese peggiori. ci sono E infatti. E Allora, qua non ci siamo. no, no, ho capito che sono Qua non ci siamo perché non c'era mai scritto scienziato. Perché, ti spiego perché. Perché Piero Angela non era un mongolo. Piero Angela era una persona abbastanza intelligente. Ma questo ti spiego perché non c'era scritto scienziato. Qualcuno mi capisce? Adesso ripeto, la gloria delle scienze dov'è? Che nella specializzazione. dici tu? Sei d'accordo oppure no? Provaci a pensare. Provateci. A pensare, cioè avete la testa, pensate. Vi do l'input. Domanda, cosa intendi per gloria? La gloria è il sentire che stai facendo bene la tua missione. Stai accomplishment, stai compiendo in maniera buona, giusta, sulla retta via della tua missione di scienziato. Invece io sostengo, sosterrò che la psicanalisi, oltre a essere una scienza, ha degli aspetti molto importanti di filosofia, cioè quelli che riguardano quei concetti fondamentali non specializzati, che riguardano tutti gli esseri viventi, maschi, femmine, giovani, vecchi, degli esseri umani. Ve li ho già citati, non lo ripeto. Va bene? Non è la valvola mitriale tra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ventricolo sinistro, atrio sinistro. O atrio sinistro, No, no, è o solo coronaria. Che vedi, sulle uno. Ma scienze, qualsiasi scienziato potrebbe essere prescelto da qualcuno. del diritto e delle... Coronaria è tra ventricolo sinistro e atrio cuspide, fra atrio destro. È come se ti chiedessi la guerra cartaginese siracusana del VI secolo a.C. Ogni scienziato nel suo campo può contraddire tutti gli altri facilmente. È vero Io sono andato un po' o no? È dopo. vero o no? Sta dimostrando con il suo commento quello che stavo dicendo io, o no? Non capite? Riuscite a capire? O no? O meno, provateci. Mica mongoli, eh. Però un dettaglio influente sulla base del discorso. No, 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 è stato un bel intervento perché ha dato No, era una solo prova, per la precisione, sì, perché quel senso ma ha di... dato una prova concreta di quello che stavo dicendo, a mio giudizio. Perché tu sulle guerre punico-siracusane del VI secolo non sai una pippa. Posso dirlo o no? La battaglia di Himera tra i cartaginesi e i siracusani, ne sai qualche cosa? Allora, ecco, ogni specializzazione è una specializzazione. Che significa specializzazione? Che non è il tutto, ma è una fetta. Ma qualcuno capisce? O no? Capite? La filosofia invece ambisce a non essere una fetta. Oh! No! A essere una visione della torta, i principi. Non ho parlato di tutto. Il filosofo dicesse so tutto sarebbe un ciarlatano, vero o no? Ma di conoscere i principi e di vedere come i grandi menti prima di lui, noi siamo solo umani, sulle spalle dei giganti, le hanno ridiscusse, hanno discusso da 2500 anni cos'è il bene e cos'è il male, cos'è il tempo, cos'è la verità, cos'è la conoscenza, cos'è il bello, cos'è il brutto, cos'è la fine della vita umana, cos'è la felicità. Per millenni hanno ridiscusso questi che sono i principi della vita umana. Ma sono i principi. Cos'è la vita? Cos'è l'anima?
Cos'è la giustizia? Ma non sono scienze giuridiche, le scienze giuridiche sono delle una scienza, cioè specializzazioni. Ma cos'è la giustizia? Il concetto di giustizia è stato ridiscusso dai filosofi per millenni. Ho detto per secoli, per millenni. Millenni! Ma le scienze giuridiche su invece cos'è il diritto patrimoniale, ereditario, piuttosto che le funzioni civilistiche delle varie società, bla bla bla. Queste sono scienze. Se riguardo, va bene. Ho dato il link. Se serve, vediamo, vedrete voi. Eppure, dopo 80 anni, queste parole solenni di Thomas Mann, se mai una qualche conquista dello spirito umano debba essere salvata dal declino della civiltà, questa dovrebbe essere la psicanalisi di Sigmund Freud. Per aver svelato le profondità dello spirito mai prima raggiunte. Sono parole solenni? Sembrano aver vero che sono solenni, magari non può dire che sono pompose, esagerate, estremistiche. Ok, però certamente nell'ambito di chi lo stava dicendo, per celebrare gli 80 anni di Sigmund Freud, erano solenni. Volevano essere qualcosa, cioè, di importante, da ascoltare con attenzione, non con superficialità. O no? È vero no? Thomas Mann. Era cicchino, cicchino, sul cuccio. Eppure, dopo 80 anni, queste parole solenni di Thomas Mann mi sembra opportuno oggi ritornare a una valutazione non accademica. Che significa non accademica? Sensi paroloni, tecnicoidi. A me, già che mi ha ascoltato in altre cose su Benedetto Croce, io non li dico. Sapete, non li dico perché mi sembrano solo truffe. I paroloni tecnicoidi a me sembrano solamente truffe. Non chi è stato qua non l'ha mai ascoltato da me. E vedrete che anche questa sera non li udrete da me. Questo significa non accademico. Questo significa. Mi sembra opportuno ritornare a una valutazione non accademica, ma sostanziale e panoramica della psicanalisi. Perché essa mi sembra in netta decadenza, secondo me, per quello che io seguo da decenni la psicanalisi. Pensate, quando ero bambino non sapevo che esistesse, ma quando sono stato ragazzo, dagli anni 70, quando ero al liceo, si sentiva molto la psicanalisi. Non so chi abbia circa la mia età, io ho 65 anni. Nessuno, tutti più Nessuno, giovani. nessuno. Chi ha 60 anni? Chi ha 55 anni? Io 50 anni. No, vado 52, a 54. chiedere. E allora non potete ricordare degli anni 70. Pierpaolo che si nasconde dietro. Pierpaolo che si nasconde lì dietro la stufa. Qualche anno è caro Pierpaolo? Ne ho anche due più di te. Allora ti ricorderai degli anni 70, forse, che sui giornali, i telegiornali, i libri, gli insegnanti di liceo parlavano della psicanalisi. Adesso no. Adesso NO. Mi sembra in netta decadenza che l'afferra sia dall'interno, con cultori della psicanalisi, cioè psicanalisti sempre più ignoranti, sempre più ossificati, sempre più confusi, che la disordinano, la superficializzano, la mummificano e distaccano dalla realtà del vissuto umano. Sia dall'esterno, con correnti di psicologia neopositivistica, e qua la parola positivistica è un parolone. Lo ammetto. Positivismo, dico rapidamente, magari ci torno dopo, è una filosofia della seconda metà del XIX secolo, ma che dura ancora oggi, con forme neopositiviste, neo-neopositiviste, neo-neo-neopositiviste, che esalta le scienze naturali e la matematica come la principale forma più potente della conoscenza umana, mentre le conoscenze umanistiche le rivalutano in conoscenza, forza di conoscenza, potenza di conoscenza di serie B. Dicesi positivismo, l'ho detto in breve? È vero che non ho usato parolone? Questa si chiama la corrente positivismo di Comte, di John Stuart Mill, di Herbert Spencer, di Wilhelm Wundt, di Cesare Lombroso, ho citato alcune persone di varie nazionalità del positivismo della seconda metà del XIX secolo. Ma questo è un'erudizione. Io sono pieno anche di erudizione, cari. Però non è la cosa principale. Non è la cosa principale. Erudizione, a mio giudizio. Ma sono le idee.
sia dall'esterno, ci sono correnti di psicologia neopositivistiche e neoromantiche, sono due aspetti opposti, che l'attaccano, la disprezzano, la calunniano, la emarginano e soprattutto la ignorano. Che cosa? La psicanalisi. Un tesoro del XX secolo. Per me è stato un tesoro poi per la mia vita. Anche se parlo con questo fervore, è vero che parlo con fervore. Perché è un tesoro della mia vita, non solo del passato, soprattutto nel passato, ma anche adesso. Per me. Chi può essere interessato a questo libretto? Io stavo scrivendo questo libretto. Posso chiedere una cosa? Oh, Certo. si sente ultimamente, però più spesso, credo più spesso di Dimmi. un passato, parlare che c'è necessità di supporto psicologico Sì, e non questo. psicanalitico. Ah, ok, era la mia domanda. Ma sì, la psicanalisi è una minoritaria corrente della psicologia. Ci sono la psicologia cognitivistica, la psicologia logopsicologia, quella di Frankl, piuttosto che c'è quella behavioristica, cioè comportamentale, c'è quella fisicalizzata, fisicistica, sperimentale, fondata da Wundt, ma che esiste ancora adesso. Ci sono varie correnti di psicologia, la psicanalisi è una che era più famosa, più diffusa, almeno a parole, negli anni 70, 80, 90, adesso è dimenticata. Sta per essere, io ho questa convinzione, che sta per essere dimenticata. Il tesoro sta per essere seppellito nell'isola della tortuga e si è persa la mappa. Sapete la mappa del tesoro? Chi può essere interessato a un libretto del genere, una spiegazione del genere, una serata del genere, anche se sarà forzatamente incompleta? In primo luogo, potrebbero essere interessate tutte quelle persone che, come me, hanno beneficiato molto, anche moltissimo, della terapia psicoanalitica. Io. Non so se c'è qualcuno, forse nessuno. Io comunque sì, vi do questa testimonianza. Io ho fatto altre forme di terapia, però sono simili, sono psicoterapie relazionali, quindi la psicoanalisi fondamentalmente è una terapia della parola relazionale, perché fa il scopo il transfert, il conto transfert, e poi ci sono altre tecniche psicoterapeutiche. Quindi, terapia psicologica, anzi psicoterapeutica, perché il supporto psicologico non necessita di una psicoterapia, basta un laureato in psicologia che fa dei semplici colloqui. La psicoterapia è una sorta di specializzazione con tecniche diverse, che è quella che citavi te, la cognitiva comportamentale, la sistemica, la psicoterapia Cognitiva è cognitiva quella comportamentale. famosa oggi, lo so perché sono 5 anni, ho vissuto 5 anni nel Regno Unito recentemente nella mia vita, è quella che adesso sfonda, non so, in America, nel Regno Unito sicuramente. Ma sai, quella che dà più risultati è breve, però nel lungo non lo so. Perché sono cognitivo-comportamentali, quindi vanno a risolvere il problema in acuto, ma non portano alla consapevolezza. Di solito vengono interrotte al passaggio del sintomo. Se Ecco, uno ha l'ansia, come appena vedete, l'ansia. anche il neonato patologo sta, per altre sue vicende della sua vita, sta citando, diciamo, varie correnti di psicologia, e qua rispondo alla domanda, di cui la psicanalisi è una sola. La psicanalisi è solamente quella fatta dalla Società Psicanalitica Internazionale. E basta. Cos'è la Società Psicanalitica Internazionale? È un'associazione. La parola internazionale si dice che è diffusa in vari stati del mondo, che è stata fondata da Sigmund Freud, con i suoi discepoli, tipo Karl Abraham, che era il discepolo tedesco, avrà fondato la Società Psicanalitica tedesca. No. Ernst Jones era quello inglese, avrà fondato la Psicanalitica. Melanie Klein era austriaca, avrà fondato la Psicanalitica. E Ferenczi era ungherese, avrà fondato quella? Bravo, Cicciolos! Chi erano queste persone? Persone che Freud aveva psicanalizzato personalmente. Chi diventa psicanalista? Chi è diventato lungo questo secolo? Psicanalista? Coloro che sono stati psicanalizzati, da coloro che sono stati psicanalizzati, da coloro che sono stati psicanalizzati, da coloro che sono stati psicanalizzati da Klein, Ferenczi, Abraham, Earl Jones, Sigmund Freud. Basta.
Prego. Quindi per fare È chiaro il concetto? Non ci sono psicanalisti che non sono stati psicanalizzati, psicanalisti che sono stati psicanalizzati da Freud. Non ci sono, il resto sono millantatori. Prego. cioè, per chiarire, la psicologia in campo ampio, Sì. psicoterapia, possono essere diverse tipologie, Certo, quelle che ho come, anche elencato sia io che lui. e poi c'è la È psicoanalisi una che delle si identifica psicoterapie. solo, una delle psicoterapie, ma che si identifica solo nella scuola freudiana. Solamente. Infatti la Ma scuola è anche Gustavo quello. Jungiana Non non lo può so. chiamarsi psicanalitica. Perché c'è anche un copyright, ma sarà giusto che ci sia un copy su cose così importanti? Cioè, prima di tutto mi viene in mente il copyright religioso, no? Le confessioni religiose, uno è cattolico, quell'altro è evangelico, poi sarà luterano, sarà anglicano, sarà mormone, sarà quacquero, ma devono darsi delle domande. Se no uno è disonesto intellettualmente se dice di fare tutto, capisci, no? È disonesto. Perciò, come si chiama? Sapete come si chiama quella di Jung, che è più famoso? Psicosintesi. No, No, psicologia psicologia clinica. analitica. Si chiama psicanalisi? No, non si chiama psicanalisi, si chiama psicologia analitica. È una società apposta, internazionale. Sì, ma perché cito Jung? Ci sarà anche quella di Adler, piuttosto che quella di Rank, piuttosto che quella di Winnicott. Ma perché dico questo? Perché Jung tra i vari discepoli era quello più famoso, più influente tra i vari discepoli di Freud. Quando lui si è distaccato da Freud in una cena della società psicanalitica, Freud era una cena, è svenuto dal dolore. Chissà che trauma. Cosa? Doveva andare in Chissà che terapia. trauma. Trauma è parola troppo grossa, però un dolore grosso. Che pensava che fosse il più brillante dei suoi discepoli. Questo zurighese psichiatra Gustav Jung. Molti lo era, eh? Quando ha detto in un discorso della riunione alla cena della psicanalitica, Freud ha capito perché non era mongolo ed è svenuto. Non lo sapevate. Ma Freud non era come. Non è che uno immagina solo Sì, che ma c'è anche nel film. era un essere umano. Che significa che sono un cuore? Pensate di no. Come faceva, avrebbe fatto fare lo psicanalista se non aveva un cuore? Come poteva fare? Come poteva farlo? Non poteva, capite? Non poteva, capite? Allora, ho risposto a questa domanda, che era la sua. Psicologia sono i psicologi del lavoro, sono i psicologi che consigliano i politici, che consigliano i pubblicitari per fare cose più efficaci, strategie di vendita più efficaci. Non è che per forza sia un psicoterapeuta. Terapia è una parola greca che significa cura, 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 cura. Cioè, psicoterapeuta è uno che in base alla psicologia cerca di curare una persona non di cose fisiche, ma di cose mentali. Però tra le varie c'è la psicanalisi ed è minoritaria quello che mi risulta. Io ho vissuto 5 anni nel Regno Unito, che non è l'ultimo stato del mondo, lo capite? E la psicanalisi c'è, ma è rarissima, mentre è diffusa quella cognitiva. Perché sto dicendo questo? Chi potrebbe essere interessato a sapere qualcosa di Freud e della psicanalisi? Psicanalisi, peraltro, ha anche delle tecniche, sapete il lettino? Che sembrano ridicole, ma non sono affatto ridicole. Secondo me, però a questo punto devo sorvolarlo perché devo andare avanti col filo principale. Un'altra tecnica è la frequenza. Sapete quant'è la frequenza della psicoanalitica ortodossa? Quella della psicoanalitica internazionale, quella fondata da Sigmund Freud, è l'unica che esiste. 4 volte alla settimana. Io Porco però. per 11 anni ho fatto così, spesso. Poi i soldi il genitore mi ha aiutato. Sono anche dei motivi culturali, logistici, economici, per cui uno che ha un disagio si approccia a un metodo che forse non gli risolve il problema, ma lo aiuta a sopportare il problema che ha, ed è anche più economico e più breve. Sì, sono pienamente d'accordo su queste motivazioni, ma non sono d'accordo che da queste motivazioni puramente pratiche si passi alla teorizzazione che la psicanalisi non è una scienza, è una cosa, una mummia, è una cosa obsoleta, archeologica.
Lì il passaggio non lo accetto per niente. Sulle cose pratiche, i soldi, la lontananza, figurati. Ma dal pratico al teorico, no. Capisci la controdizione? Ho fatto ping e ti ho fatto pong. Hai capito la controdizione? Sì, anche perché i cognitivisti sono proprio anti-freudiani. Esatto, teorizzano. Non stanno sulle Io cose posso pratiche che rispondere. non le cose pratiche che dicevi tu. Capisci? Io davo una spiegazione Ma sì, ma soltanto. quello, figurati, è buon senso questo. E poi non ci sono solo questi come me, ma ci sono anche quelli che hanno beneficiato della teoria psicanalitica, non della psicoterapia psicanalitica. Quella teoria psicanalitica che ha analizzato i quadri, le opere letterarie, i romanzi, i film, attraverso gli strumenti concettuali della psicanalisi, dell'inconscio, delle pulsioni sessuali, eccetera. Io so che per decenni e decenni del XX secolo, oggi di meno, critici letterari, critici ortografici, studiosi di sociologia, studiosi di politica, l'inconscio collettivo nelle folle, hanno usato gli strumenti psicanalisi non per cura psicoterapia, no, ma per interpretare i fenomeni della società umana. Lo sapevate? Nessuno lo sapeva? Adesso forse non lo sapete più perché non si fa più. Ma io per decenni della mia vita l'ho visto. Tu non lo ricordi? So, ho letto, ho orecchiato, ma non in prima persona. Riguardo all'arte? Riguardo ai film, riguardo ai romanzi, riguardo ai fenomeni sociali, e come si sente usare strumenti, concetti psicanalitici? Beh, può darsi che. Psicologia delle masse, quelle cose lì, Sì, quelli evidente. Identificazione col capo. inconscia con il capo, come se fosse il tuo superiore. Beh, ci sono stati anche, in quegli anni c'era la copiata. Marx, Freud, sono marxisti, psicanalisti che Sì, abbiamo. e crederlo su un campo non di psicoterapia, cioè di medico, ma in un campo di culturale, di analisi culturale, di analisi culturale del cinema, della società, delle strutture politiche, delle strutture familiari e piffero paffero. Sì, veramente. Adesso non lo sapete perché, come stavo dicendo, questo è uno leitmotiv della mia presentazione, sta per essere dimenticato. A queste persone, queste due categorie, vorrei fornire alcuni buoni argomenti per consigliare le sue idee e le sue pratiche a una terza categoria di persone. Quelle che non conoscono le teorie psicanalitiche, né tantomeno la pratica psicanalitica, e soprattutto, io penso che quelle che soprattutto che non le conoscono e che soprattutto vorrei che la conoscessero sono quelle che ne hanno più bisogno. Citava Marx, che Marx diceva che soprattutto sono i proletari, gli operai delle fabbriche della seconda rivoluzione industriale metalmeccaniche, perché lui pensava questo, non pensava con i lavoratori, che un insegnante fosse un lavoratore, un medico fosse un lavoratore, un ragioniere fosse un lavoratore, pensava che gli operai e neanche i braccianti, ma gli operai e non i braccianti agricoli, gli operai non delle fabbriche chimiche, ma delle fabbriche metalmeccaniche. Molto specialistico a pensarci. Però Marx aveva questo criterio, che erano i più bisognosi, i più sfruttati. Una parola tipica di Marx è sfruttato, sfruttamento, in inglese exploit. Cioè, che più bisogno? Lui pensava che la sua teoria dovesse informare gli uomini politici, gli attivisti, gli esseri umani, i sindacalisti, quel che è, al fine che i più bisognosi fossero meno sfruttati e avessero i loro bisogni almeno in parte soddisfatti. Questo è il Marx che ha citato lui, perché prima Marx non l'ha citato. No, l'ho citato, ma non l'ho citato. Tra le teorie del XX secolo non ho citato il marxismo. Niente, praticamente. Invece Freud, io penso che quelli che meno lo conoscono spesso sono quelli che più ne avrebbero bisogno, sì. Paradosso. Paradosso. A questa terza categoria di persone bisognosi mi rivolgo anche se in secondo luogo. Mi rivolgo anche a questa categoria perché potrebbero aver già sentito menzionare come parola psicanalisi e forse vorrebbero vedere cosa c'è sotto, cosa c'è di valido e se le critiche contro di essa, di non essere scienza, di essere obsoleta, di essere un residuo della società borghese del XX secolo, sono fondate o non sono fondate.
Con realismo, credo che, date le odierne circostanze culturali e sociali, chi non abbia ancora incontrato la psicanalisi e non ne abbia già tratto concreti benefici, difficilmente sarebbe convinto dalle poche pagine di questo mio scritto, dalle poche parole che vi dico. Anzi, neanche mai arriverebbe a leggerlo, se non ci fossero le prime due categorie delle persone che in una discussione in famiglia, al lavoro, piuttosto che in un incontro d'altro tipo, tipo quelle che, le signore che dipingono l'acquarello, gli parli della psicanalisi, comincia a dire: guarda, io ho avuto questa esperienza, cara, caro. Ecco perché alle prime due categorie di persone a cui mi rivolgo dico: trasmettiamo ad altri il bene che abbiamo ricevuto, e a ciascuno di noi, nelle occasioni private, ma anche in quelle pubbliche, questa è per esempio pubblica, della sua vita, secondo le circostanze, che variano sempre. Quando incontro qualcuno di questa categoria dei bisognosi, la terza categoria, si interfacci con lei in maniera personale e premurosa, con la concretezza, continuità e individualità che in questo libretto, per sua natura di libro, dunque si indirizza a interlocutori anonimi che io non conosco, come anche adesso in parte, lo stesso come questo discorso che faccio a voi questa sera, questa concretezza, continuità e individualità non può esserci. Mentre può esserci solo nei rapporti singoli, interpersonali, in cui uno darà testimonianza di quello che ha ricevuto. Definizione. Io adesso lascio le definizioni, quella parte definizione la lascio già per data, abbozzata, quando ho parlato della filosofia come scienza dei principi, mentre le scienze come specializzazione nel particolare. E quando poi. Cos'è la psicologia? Riguarda anche la pubblicità, riguarda anche la politica, riguarda anche le assunzioni di HR, Human Resources, nelle aziende. Ma questa non è psicoterapia. Poi c'è la psicoterapia. La psicoterapia ha varie scuole. Allora, definizione, questa parte la do per data. Definizione. Mettiamo via la pagina, vediamo dove ho segnato. Brevi cenni storici su Sigmund Freud e la sua vita, l'invenzione di questa nuova disciplina chiamata psicanalisi. C'era appunto questo positivismo. Lui è nato nel 1854, pienamente influenzato sin da bambino, da ragazzino, da ragazzo, da giovane, da uomo maturo, dalla filosofia del positivismo che circolava nelle università, circolava nei giornali, circolava nelle scuole, circolava tra gli intellettuali di vario tipo, anche quelli umanistici, e no, anzi soprattutto umanistici, perché positivismo era una filosofia, non era una scienza. Faccio un esempio. C'era uno scienziato famosissimo a quel tempo, il più famoso di tutti, sapete come si chiamava? 1840, 50, 60, 70, no, scusa, 60, 70, 80, perché è pubblicato il suo capolavoro nel 59, Charles Darwin. E lui non era positivista. Charles Darwin, qua sarebbe un approfondimento da fare in una seduta apposita, se no sono solo chiacchiere. Non era positivista. Positivismo era una filosofia, non era una scienza. Infatti influenzava tutti gli ambiti della società, il diritto pubblico, il diritto penale soprattutto. Era influenzato dal positivismo. Cesare Lombroso è stato un positivista italiano che ha influenzato molto il diritto penale, non solo italiano. Questa è la filosofia, che non è una scienza. Perché siccome riguarda i principi, riguarda tutta la vita umana. Piaccia, non piaccia. Per il positivismo, le scienze, la conoscenza, ve l'ho detto, in primo luogo quella delle scienze naturali. Cosa sono le scienze naturali? La geologia, la fisica, la chimica, l'astronomia, la biologia nelle sue varie tante branche. Queste si chiamano scienze naturali, che secondo il positivismo dovevano essere sempre più matematizzate, se usate, anche se appunto Darwin non poteva essere un positivista perché la teoria dell'evoluzione di matematico non ha niente, niente. E sono puramente storiche. Storie. Però i positivisti pensavano di essere tutto matematizzato, matematizzato. Più una scienza è matematizzata, più è valida, è degna, è affidabile. Oh! Dunque, le scienze umane, quali sono le scienze umane? Psicologia, la sociologia, la linguistica, l'economia, storia, politica. Queste sono le scienze? Cosa? L'economia è matematica.
Sì, ma io sto parlando della seconda metà del XIX secolo. Il positivismo è questa del XIX secolo. E diceva, qual è quando la scienza umana ha valore, è valida? E io rispondo alla sua giusta domanda, cioè, osservazione. Quando una scienza umana, vi ho citato le scienze umane, l'economia esisteva dai tempi del De re economica di Aristotele. E poi ci sono stati vari trattati, non solo nel mondo latino, ma anche in quello medievale, anche nel mondo moderno. Anche poi il fondatore dell'economia, cioè il fondatore dell'economia. Il fondatore dell'economia moderna è uno scozzese. Si chiama Adam Smith. Mai sentito? Il fondatore dell'economia moderna? Sì o no? Mai sentito Adam Smith? Adam Smith è il fondatore dell'economia e non usava mai la matematica. Ma io sto parlando del positivismo, Adam Smith ha vissuto la seconda metà del XVIII secolo. Invece i positivisti la seconda metà del XIX secolo. La storia ha un senso, sapete? Sapete, parolone. È difficile saperlo, però cominciare a capirlo è importante, secondo me. La storia ha un senso. Questa idea della matematizzazione delle scienze, anche della biologia. Oggi se leggete degli articoli di biologia, se non ci sono statistiche, matematiche, equazioni, viene considerata frattaglie. Oggi. Ma oggi non siamo nella seconda metà del XIX secolo, non siamo al tempo in cui c'era un vero grande biologo, Charles Darwin, che di matematica non ci dà niente. Strano, vero? Che lo scienziato sulla matematica non è scienziato, vero? Questa è la vulgata positivista, è l'eredità del positivismo questa. Perché la storia ha un senso perché noi abbiamo l'eredità di ciò che è accaduto prima. Noi, per esempio, qua, forse chi lo sa, parlando della Scanali, glielo dirò, noi abbiamo l'eredità della nostra infanzia, il bambino che vive dentro di noi. Non possiamo fare a meno delle fasi passate della storia, sia collettiva, sia individuale. Questa è l'eredità del positivismo. Ecco perché Marx, Karl Marx, che lui prima aveva nominato, ha pensato che per essere scientifica l'economia dovesse essere matematica. Allora ha copiato le equazioni matematiche dai economisti austriaci della seconda metà dell'Ottocento che usavano un sacco di equazioni matematiche. Perché passava con la sua copertina nel freddo della grande biblioteca del British Museum ore e ore e ore al freddo? Per studiare matematica, perché pensava, secondo il positivismo, è una filosofia positivistica, che se una conoscenza umana non avesse avuto lo strumento matematico, era cefecca. Ci abbiamo ancora questa eredità del positivismo, sì o no? Chi ha detto sì? Io. Solo tu, a voi non risulta. Abbiamo avuto tempo di Tanto, tanto rispondere. anche. C'è stata un'intervista anche che era Vittorio Colao. Ha detto proprio no, ci vogliono meno filosofi e più matematici. Io non sono d'accordo. Però Vittorio Colao ha una posizione importante, mi sembra, non in questo, ma nel precedente governo, sulla digitalizzazione. Ecco. Cioè, considerate gli spunti che vi do, anche se effettivamente ci sarebbe più tempo, come dice lui, da fare la maieutica, no? Che però tempo è poco. Questo positivismo, insomma, è l'età in cui era bambino, ragazzino, ragazzo, giovane uomo, Sigmund Freud. Però lui, come capita a quelle persone che osiamo chiamare senza retorica, almeno secondo me, senza retorica, geni? Secondo me esistono i geni. Lo dico, sarò fascista, sarò trumpiano, però per me esistono i geni. Sì, lo so che il marxismo dice che non esiste, ma io non sono marxista, penso che i geni esistano. Uno era Sigmund Freud, secondo me. Anche se era nel brodo positivistico, è emerso da tale brodo. È emerso da tale brodo. E ha fondato una teoria psicologica, una psicoterapia antipositivistica, cioè contro quello che ho detto prima, anche se brevemente, Roma. la filosofia. Sì. Se avete il quadro di appunti, nessuno ce l'ha, potrebbe scrivere qui il nome Wilhelm Wundt, con D e T. Wundt, con doppia V. Se grazie a questo grande strumento che è internet, guardaste laboratorio
Psychology Lab, Wilhelm Wundt, Leipzig, o Leipzig perché è quello che noi chiamiamo Leipzig, una società dove lui fa il laboratorio di psicologia sperimentale, vedrete cosa si intende per psicologia positivistica. Lo vedrete, perché uno dice, ma come lo si fa a vedere con gli occhi? E invece, secondo me, lo potete vedere con gli occhi. Cos'è la psicologia positivistica? Nel laboratorio del più importante psicologo positivista che si chiamava Wilhelm Wundt di Lipsia. Prova a scrivere Psychology Lab. Experimental Psychology Lab. E poi metti su Images. No. Eccola, seconda fotografia. Questa. Sì. Ha un collegamento mentale, il divano di Sigmund. Poi, devo fare un collegamento mentale? Ve lo invito a farlo. Qui ci sono le macchine. Qui ci sono le macchine, capito? Le macchine. Come se noi fossimo una macchina trattabile con le macchine. Invece Sigmund Freud cosa usa? Sapete cosa usa Sigmund Freud? Parole, La parole. parola. Come viene detto in greco parola? Logos. Logos. Pazzesco, vero? Però è proprio contro. Noi nel mondo di un attimino, un pochino, ma sì un po' no, di questo mondo italiano corrotto soprattutto nella politica e nella cultura, diciamo sempre che una cosa come l'altra, dal punto di vista, ma un po', sono un po' di Forza Italia, sono un po' comunista, sono... è vero, no, Fusaro è uno che è contro il marxismo, però è a favore di Salvini, e no. Invece qua io voglio essere non italiano. Voglio dire, Trump è contrario a Harris, non è un attimino, un pochino, sono radicalmente opposti. Così come la psicanalisi di Freud è radicalmente opposta a quella di positivista di Wilhelm Wundt. È un genio, è riuscito a emergere dal brodo come sono uno adesso, che è vissuto negli anni 60, 70, 80 della cultura italiana, pienamente marxista, sessantottina, di quella forma di marxismo chiamata neomarxismo, sessantottino del 68. Fosse uno antimarxista, antisessantottina, a livello profondo, convinto, operativo. Cioè tu. Penso un po'. Esatto. Quanti ne hai conosciuti? Prova a pensarci. Beh, non sarai l'unico Li antimarxista avrai, è una vivo. cosa, guarda la tua esperienza e usa l'indicativo. Guarda, allora faccio il ragionamento per contrario. Non vedo marxisti in giro. Invece li vedo Vabbè. continuamente. Adesso, voi avrete Tu seguito non vedi il... freudiani, io non Ecco, vedo marxisti. avete seguito i commenti da Corriere della Sera, Repubblica, eccetera, la televisione alla vittoria elettorale di Trump? Un po'. Sì o no? Sì. L'economia, l'inflazione, l'economia. È vero che campeggia? Allora, gli analisti americani, che io seguo ormai da mesi direttamente le fonti, nessuno di loro dice questo, gli analisti della CNN. Adesso, se volete, vi mando un link. Cioè, lo mando, tu c'hai i numeri? No, non ce l'hai. Mail. Ah, Voi mail. avete Facebook? No. Sì. Perché io ho l'incontro, basta che ho creato, è pubblico, non c'è bisogno di andare amico mio di Facebook, non c'è bisogno, perché la mia privacy è pubblica. Questo analista della CNN, cioè uno dei mass media americani più anti-Trump che ci sono. Lo sapevate? Non sapevate che la CNN, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Sì, Chicago sì. Tribune sono gli anti-Trump? Anche se penso non ha fatto l'endorsement. Ma l'ha fatto costretto. La proprietà non ha voluto. E Il appunto, Washington costretto. Post non. Però, Anche Los Angeles sì, Times. No. costretti Sì. vanno. La proprietà non ha Sì, voluto. la proprietà l'ha voluto, ma se tu guardi. Invece che hanno fatto l'endorsement, Sì, ma tu, se CNN. non senti solo le balle, però le balle o mezze balle di omissione dette, e guardi gli articoli come io faccio del Los Angeles Times di adesso, oppure di una settimana fa, dopo le elezioni, dopo. Poi prima le elezioni e poi soprattutto il Washington Post, che è più importante del Los Angeles Times, vedrai che gli articoli sono tutti contro Trump lo stesso. Cosa vuol dire? Che Bezos, che apparentemente, secondo i marxisti, io sono anche marxista,
Dicono che i capi dell'economia cosa dicono del marxismo? L'avrai sentito tu che sei giovane. Che i poteri politici sono pupazzi, marionette dei poteri economici. Chi domina sono le grandi corporation. Avete visto che è un'idea marxista molto diffusa? Sì o no? No, No, è sì o no? no, io sono marxista e ti dico che questa qui è una vulgata. Cioè, ci saranno Vulgata poi che significa? data che è una divulgazione È la cosa, è scusata. l'idea più, non ho detto che è l'unica, ho detto che è la più diffusa. È la più diffusa o no? Questo non lo so, poi mi parlo di. Allora lo chiedo ai presenti. No, ma volevo solo dirti No, però facciamo essere paradossali. Io ho detto che è la più diffusa, non ho detto che è l'unica. che. Sì, però è scorretta. Ma, non so, ma io lo so, se sono marxista lo penso che sia scorretta. Ma i marxisti no, se no la maggior parte dei Io sono marxisti. marxista, ti dico che è scorretta. Allora, tu sei una minoranza. Sarà una minoranza. Sarai. Comunque la sicurezza è una minoranza. Sarai. Voi avete sentito che le multinazionali Sì, tipo. dai, si sente tantissimo. Ecco, no, perché sembra che non sia vero. Allora, sembra che invece l'ha detto. Io ho studiato Marx, io non ho studiato l'antropologia, ma ho studi tu hai sentito quello che dicono i marxisti su Marx. Io invece ho letto i testi di Marx, caro. Io li ho letti quelli di Marx. Allora, guarda, facciamo una cosa. Dopo ci diamo il WhatsApp e mi ritrovi. E io ti trovo quegli altri, va bene? Però non da chi sparpazzazza su Marx, ma i testi di Karl Marx, va bene? Ma se pieno, ma come li pieno i miei compagni marxisti, sono coetaneo dei sessantottini, intonsi, ma i letti. Il Capitale è uno dei libri più citati, almeno nella mia generazione, e meno letti. Non vi ricordate i vostri compagni, c'è il Capitano, il Capitano? Chi l'ha letto? Io il primo Tu l'hai libro letto? che Tu l'hai letto? No. Ah, Ma io non lo citavo. Tu mi citavo? sì, Sì. certo. Io non l'ho Io letto. ho Ed giocato così. è pieno di formule matematiche, tra l'altro. Non solo è alto così, ma è pieno di formule matematiche. Di matematica avanzata, non di quella delle medie. Sì, veramente. Capisci? Possiamo stare qua in tedesco, ma anche nelle traduzioni è migliaia di pagine, pieno di formule matematiche. Però veniva millantato, io ho letto il Capitale, perché nel Capitale mi Però hanno qui detto questo. nessuno mi lascia. Io volevo fare solo Sì. un'osservazione. Quel rapporto che tu dici che la vulgata che c'è, nessuno lo nega. Però io da marxista minoritario ti dico che il marxismo non dice che c'è un collegamento diretto, meccanicista tra le corporation e la politica. Anzi, c'è un rapporto dialettico. Ci Beh, siamo. allora, il Cioè, work time. quello che dice il marxismo è che in ultima istanza l'economia influenza la politica, in ultima istanza, perché se no Sì. avrà un rapporto meccanicista. Cioè. Allora, questo è il marxismo che vuoi tu. Invece Marx era Marx. E io so cosa ha scritto Marx, sai perché? Perché l'ho letto. Non l'hai detto? Non ho letto il Capitale. E Ho non dico che letto, lo, che non io non conto dico un che tu cifro, ma l'hai letto. ho letto le altre opere, l'Industria Nessuno tedesca, ti dice che la non l'hai letto. critica dell'economia politica. Io li ho letti. E ho letto il Manifesto dei comunisti, e la questione ebraica. Io li ho letti. Non le balle matematizzate positiviste del Capitale. Cosa è ancora valido adesso? Non è, ma non è l'economia di Marx, che da decenni nessuno sostiene più. Ma è così. Ma è quella del manifesto dei comunisti, è quello della critica della politica che ancora si dibatte in qualche università nel mondo. Non certo l'economia marxista, quella è stramorta da decenni. È quella del Capitale, Una dicono da noi. sola. Quella con le formule matematiche che sembravano così importanti. Torniamo a Freud. Ho fatto troppo lunga la cosa su Marx. Perché dico questo? Perché ho fatto la cosa su Trump, il provocatore, è vero? La cosa che sono opposta, cioè la psicanalisi di Freud è opposta alla psicologia positivista di Wilhelm Wundt. Non solo un attimino, un pochino, ma sì, siamo amici, siamo nello stesso talk show, siamo la casta, ci aumentiamo i 15.000 euro al mese come vera parlamentari? No, erano opposte. E lui è stato criticato, sofferto, emarginato nell'ambiente medico di Bre e di Brescia. Il lapsus freudiano, però sta freudiano, di Vienna a causa di questo, di essere antipositivista. L'hanno cacciato fuori dal. Non l'hanno preso all'università, prima di tutto.
primo luogo che qua sono partito. Non hanno preso l'università, prima di tutto. E poi l'ambiente medico lo ha isolato, se non gli dava i clienti, ne parlava male, non gli faceva pubblicare gli articoli, ha dovuto lui costruirsi una casa editrice da solo perché nessuno delle established, già established, pubblicazioni mediche li pubblicava. Ha dovuto creare lui la rivista Imago per essere pubblicato, perché quelle riviste mediche non le pubblica. Ma pensate come erano miopi. Erano miopi. Queste riviste mediche internazionali che non pubblicavano gli scritti di Freud. Possiamo dirlo dopo tanti anni che erano miopi? O no? Io, dopo aver parlato del positivismo, gli esseri umani, vediamo quest'altro argomento. L'argomento è il rapporto degli esseri umani con la loro piccola infanzia, quando eravamo bambini di 6 mesi, di un anno e mezzo, lo siamo stati? Alzi la mano chi non lo. Alzi la mano chi non lo sa. No, perché uno può essere, non è stato in un laboratorio di fisica quantistica, non può essere stato all'acceleratore di Ginevra, può essere stato in un osservatorio astronomico, può essere stato in un laboratorio di chimica, è vero? È vero. Ma chi non è stato un bambino? Gli esseri umani hanno sempre visto e hanno anche spesso capito, lungo i millenni della storia, che da genitori viziosi e dissennati, i bambini esposti sin dalla nascita e per anni a tali cose diventavano disturbati nella mente e nel comportamento. I genitori. Adesso ripeto. Gli esseri umani per millenni hanno visto e hanno spesso capito, hanno sempre visto come osservazione. Osservare non significa poi capire, non è la stessa cosa. Cioè, hanno sempre visto e qualche volta hanno capito. Cosa? Che da genitori viziosi e dissennati, il vizioso ti implica le cose morali, il dissennato le cose intellettuali o mentali, che da genitori viziosi e dissennati, i bambini, loro figli, esposti sin dalla nascita e per anni a tali cose, diventavano disturbate sia nella mente che nel comportamento morale. Capite questa frase? Usa paroloni? Questo non solo a causa dei due genitori naturali, il papà e la mamma, ma anche dei gruppi sociali dove, per esempio, nelle scuole, poniamo, di un tempo, nei collegi, di un tempo, nelle officine di lavoro, di un tempo quando i bambini erano a lavora, lo sapevate che per molti secoli erano lavoratori? Prima nelle fattorie, poi nell'industria? Bambini, non della piccola infanzia, ma della fanciullezza. Dove incesto, violenza e violazione della proprietà erano abitudini collettive, profonde e inveterate, significa inveterate, questo è un parolone, radicate nella tradizione. Questo significa inveterate. Cioè, da sempre chi voleva, ma solo chi voleva. Non chi volgeva la testa da un'altra parte. Che si può volgere la testa da un'altra parte? È vero? Chi voleva ha potuto osservare che la responsabilità morale del comportamento individuo non è solamente individuale. È anche individuale, ma non è solamente individuale. La responsabilità morale dei comportamenti di una persona è anche individuale, ma non è solamente individuale. Che significa non è solamente individuale? Che è anche colpa di mio padre, anche colpa di mia madre, anche colpa della società nazista dove sono vissuto sin dalla fanciullezza. Questa è un'idea che io penso verissima, che però io ho imparato in primo luogo, non in secondo o terzo, ma in primo luogo da Sigmund Freud. E della psicanalisi.
Mentre dalla Chiesa cattolica, sono anche cattolico, mi confesso, eccetera, come da tanti anni, non ho imparato questo. Lì hanno fatto tante altre cose buone, per me. Ma questo per me sono contro della Chiesa cattolica, perché la cattolica da quando sono bambino, adesso che sono vecchio, mi ha detto che questa morale è solamente individuale. Che significa individuale? Che il peccato che io faccio di lussuria, di violenza, di addizione a qualche cosa velenosa, di prepotenza, di menzogna, di calunnia, di cospirazione invidiosa, è solamente mio responsabile morale. I miei genitori non c'entrano niente. Avete mai sentito questa idea cattolica? O no? Dobbiamo. No, sì o no? Ma Cioè, sì, c'è il libero arbitrio ma e... unicamente personale. Non condiviso con le influenze che ho ricevuto dall'esterno. Le grosse influenze, chi aveva detto trauma, per ridere, chi aveva detto? La parola trauma chi l'aveva usata? Tu. Quando gli avevo detto che cosa? Ah, quando lui è svenuto. Quando è svenuto. Ecco, si usa comunemente la parola trauma. Gli psicanalisti, come c'era Freud, quelli veri, la usano solamente per le esperienze di spezzamento della continuità mentale nella piccola infanzia, da 0 a 3 anni. Quando si spezza, un po' come quando si spezza l'osso, si chiama trauma, traumatologia nel Dipartimento del Civile, quando si spezza un osso. Per analogia, per metafora, nella psiche, quando si spezza la continuità psichica, si chiama trauma. E questo, secondo la teoria, che aderisco, che vi devo presentare parzialmente questa sera, è quello che dice Freud nella piccola infanzia. Chiamasi piccola infanzia da 0 a 3 anni. Un trauma non si può sviluppare più tardi. No. O se l'ho sfumato nella mia risposta? Un attimino, forse sì, forse no. Si può richiamare, può Richiamare, riemergere. riproporre, può riemergere. Più una persona è giovane, più è indifesa. Da tale eredità negativa, e dunque più è pronta ad assorbire velocemente anche le eredità positive. Facciamo un esempio, la lingua. Sapete che io sono da 5 anni in Inghilterra, l'ho appena detto? Immerso, perché volevo frequentare gli italiani, facevo sia i corsi teorici che andavo nei meetup, parlavo, corsi di università tutti in inglese, ho scritto una dissertazione di dottorato in inglese, bla 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 bla. Ho imparato pochissimo inglese, perché? Sono andato all'età di 55 anni. Mio nipotino Antonio Lucci c'è stato 9 mesi, ha imparato l'inglese in America e nell'Illinois meglio di me. Vi stupite? Vi stupite o no? Qualcuno si stupisce? Faccio un esempio per provare quando l'assunto che ho detto, cioè non solo quelle negative, ma anche quelle positive, cioè le conoscenze, le abilità. Le conoscenze. In entrambi i casi, però, nella piccola infanzia, sia che sono eredità negative, sia che sono eredità positive, in entrambi i casi, both, chuck le deux, tutte e due, sono inconsce, non sono consce. Oh, quello che avevo detto anche. Cos'è la grande scoperta di Freud? L'inconscio. Che la mente è sempre mente, che significa sempre mente, non è pancreas, sempre mente, non è pancreas, però una mente inconscia. Non è femore, non è testicolo, non lo so, ma è sempre mente, però una mente inconscia, cioè non consapevole, che significa non consapevole, non in controllo di chi pensa. Sia quelle positive sia quelle negative. Perché nella piccola infanzia si apprende così velocemente sia quelle negative sia quelle positive? Ma in maniera inconscia. Che significa inconscia? Perché inconscia? Non consapevole. Perché non consapevole? Questa è una cosa profonda, la parola. Perché il pensiero che ci permette di avere qualcosa di conscio, di consapevole, di controllabile, non è possibile senza la parola, senza il linguaggio.
mentre le immagini, le immaginazioni, i sentimenti, quelli che poi ricompaiono fino alla morte di un vecchio come me. Ieri ne ho avuto un incubo, l'altro ieri. Sì, le immagini e i sentimenti, adesso lo dico con altre parole, i sentimenti e le immagini, quelli si imparano sia a 2 mesi, a 2 giorni, a 6 mesi, ma il linguaggio no. E dunque non il pensiero, perché pensiero e linguaggio sono la stessa cosa. Perché la psicoterapia è fondata sul... Sì, proprio su questo. Non su sentimenti di rabbia, di passione, di amore, gli psicanalisti che si innamorano delle loro pazienti o le pazienti che si innamorano dei loro psicanalisti. No. 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 Che ora abbiamo 5 alla 10. fatto? È troppo tanto? Però 15 minuti posso continuare? Allora, Un quarto d'ora. Grazie. Più una persona è mentalmente immatura, più le idee che assorbe sono assorbite inconsciamente, perché la coscienza, che sarebbe quella capacità di controllare, che significa controllare? C'è anche la parola negativa, lo dicevamo prima, controllare, ricorda, torniamo qua, nel senso cattivo, di controllare in maniera autoritaria, tirannica, totali, controllo delle menti, brainwashing. No. Controllare come io controllo la macchina guidando con marce, con il volante, in questo senso. Com'è che noi controlliamo? Solo con le conoscenze, con la ragione, basta, non c'è un'altra via. Non esiste un'altra via, pensateci. Per discriminare il vero dal falso. E il bene dal male, che non sono cose di piccola importanza. Inconscio. Come faccio a spiegarvi bene questo concetto di inconscio? Chiaramente, con efficacia. Beh, con chiarezza non uso paroloni, faccio degli esempi. Con efficacia è diverso, perché l'efficacia, come si fa ad essere efficace? E c'è tanto che non dormite. Come si fa a essere efficace? Vorrei esprimere due idee false e un'idea vera riguardante il conscio e l'inconscio della mente umana. Due idee false e l'idea vera che è quella della psicanalisi di Sigmund Freud, secondo me, perché io sono un discepolo di Sigmund Freud. Due idee false. Quella di Freud, che è quella vera, a mio giudizio, si inserisce tra di esse come fu inserito Odisseo, cioè Ulisse, nell'Odissea, sapete il poema di Omero, tra due mostri nello stretto di Messina, che non c'era ancora il ponte di Salvini, infatti non c'è ancora neanche adesso, ma tanto più ai tempi di Odisseo, non c'era il ponte, c'era il mare. E lui diceva, Omero, immaginava che ci fossero due mostri, uno chiamato Scilla, con molte colli e molte teste, che mangiava, una specie di idra gigante, e Caridi, che invece è un enorme cetaceo enorme, che ingoiava l'acqua con dei vortici e le navi e i marinai insieme ai vortici che ingoiava. Scilla? E Caridi, mi hai sentito? C'è ancora un... o esisteva nei miei tempi, che sono vecchio, voi siete giovani, la cosa proverbiale, sono tra Scilla e... Caridi dice, tra due mali che devo evitare entrambi. Non è che vado da un male, scappo da un male e vado dall'altro. Due idee false riguardo a cos'è la mente umana e una vera, quella di Freud. Come Odisseo nella sua nave, tra i mostri Scilla e Caridi. Per quanto riguarda la prima idea falsa sulla formazione della mente, dell'essere umano, chiamiamola questa idea falsa, questo Scilla, chiamiamolo determinismo materialista. Parolone, tocca a me. Materialismo è solo il problema. Cos'è il materialismo? È quella filosofia che pensa che le cose che esistono sono solamente materiali. Non ho detto che
Il materialismo è quella filosofia che dice che esistono cose materiali, perché io, che non sono materialista, penso che esistano cose materiali, però non penso che esistano solamente cose materiali. Ecco, non sono materialista. E determinismo invece significa che io posso conoscere tutte le cause di un qualsiasi evento e dunque prevedere gli effetti. Capisco che sono brevi definizioni, ho cercato di essere chiaro. Applichiamolo però alla mente umana, non ai, mo ai movimenti dei corpi fisici, il determinismo, o al clima, no, ma alla mente umana. Questa prima idea falsa, io direi che è la idea fatalistica, fatalismo, il fato, che attribuisce i caratteri umani, cioè le menti umane, a cause non umane. Si chiama fatalismo. Cos'è il fatalismo? Quella teoria o filosofia che attribuisce le persone umane, le loro menti, le loro caratteri, le loro personalità a eventi non o cause non umane. Quali possono essere queste cause non umane? Gli dèi. I dèi. Il sangue. Che significa il sangue? Papà, la mamma, gli spermatozoi, i cromosomi, il DNA, il sangue blu, sangue rosso, quel che è. Il sangue. Il fato. Una specie di legge superiore agli dèi che determina anche la vita degli dèi. Oppure la biologia. Adesso non diciamo più il sangue nel senso romantico del sangue blu. Il sangue blu non si è mai visto, era una romanticizzazione dell'aristocrazia per sentirsi diversi dal volgare plebe. Dicevo che il loro sangue era blu. Mentre la biologia lascia questo romanticismo aristocratico, ma di nuovo dice che uno è introverso o estroverso secondo dei cromosomi, è irascibile o omosessuale, non a secondo delle esperienze vissute nell'infanzia, no, ma a causa dei cromosomi. Esiste questa teoria? L'avete sentita? Sì o no? Sì o no? Pensateci. Gli astri, hai sentito l'astrologia? Gli astri determinano le azioni umane. Non dice questo l'astrologia? Sì o no? I successi negli affari piuttosto che gli amori? Sì o no? Allora, io lo chiamerei questa idea falsa, questo mostro, questo Scilla, lo chiamerei il determinismo fatalistico, o fatalismo deterministico, stessa cosa, che attribuisce la mente umana, la formazione della mente umana, a cause non umane. Vi ho citate queste cause non umane, una dopo l'altra? Per me è un'idea falsa, come per Freud. Sia perché il rapporto tra ciascuna di queste agenzie, cioè gli dèi, il fato, la biologia, gli astri, il sangue, queste agenzie che dovrebbero agire sulla mente umana, sul fatto che sono introverso o estroverso, intelligente o mongolo, se sono coraggioso o vigliacco, se sono introverso, se sono generoso o egoista, eccetera. Se sono omosessuale o eterosessuale, eccetera. Queste agenzie, il rapporto tra queste agenzie e il carattere, cioè la mente di una persona, è nettamente falsificabile. Che significa? Il rapporto tra queste agenzie, le ho citate le agenzie, e il carattere di una persona, tu, io, lui, siamo persone? Che significa che è nettamente falsificabile? Citate qualsiasi di queste agenzie e poi vedete come potete dimostrare o pensate di poter dimostrare che esse hanno determinato il vostro carattere, cioè la vostra mente. E io sono pronto a falsificare. Che significa? A fare, portare esperienze e ragionamenti che mostrano che è falsa la vostra descrizione. Forza. Esperimento pratico. Sì, quelli nati lo stesso giorno, sono lo stesso segno, gli stessi astri, hanno Eppure, due vite e diverse. questa sì, però questo non è che tu stai dicendo come me, No, che scusa, tu scusa. stai dicendo la falsificazione. Io dico, se voi invece volete dire che queste Gli agenzie. astri. Io sono testarda perché sono ariete. Perché sei ariete o anche perché hai avuto una nonna testarda. Questo è il sangue. Mi segui?
c'hai scusa, sei la schizofrenia perché hai avuto, o ti suicidi perché hai avuto delle dei nonni che si sono suicidati, o degli zii. Gli dèi, adesso non ci crede più nessuno, gli dèi, magari questa agenzia è obsoleta. Ma le altre, la biologia, il sangue nel senso romantico della mia stirpe, della mia famiglia, i miei, ci sono ancora o no? Adesso ditemi se voi pensate che la vostra mente è stata causata da queste Beh, agenzie per morte. ci sono delle linee in cui è ricorrente, ci sono dei membri che hanno problemi mentali. E uno dice, ah, come il nonno, come il fratello dello zio. So che viene detto e non è facilmente falsificabile. Adesso io cerco di falsificarlo. Bisogna vedere Vi il senso risulta che si dice finale questa a cosa, questa come ha detto osservazione, lui? perché Mi risulta anche a secondo voi? me la gente più diffusa in questo momento di queste false agenzie che dicevi te è il determinismo biologico. Cioè, c'è ormai una convenzione, secondo me, nelle masse che il DNA determini la propria esistenza. Abbastanza diffuso quest'anno. Ma anche nel caso del Questa suicidio? discredenza, Anche secondo nel caso del suicidio che dicevi tu? me. Beh, credo di Sì, sì, credo di io sì. penso. Allora, Però è falsificabile perché come si fa a potrebbe falsificare? essere. Io la falsificherei dicendo che, mi ha detto che sia biologico, potrebbe essere che hanno vissuto lo stesso contesto Esatto, familiare. anche avrei detto come te, caro anatomopatologo marxista. Cosa? Io rispondo che in due generazioni ci sono delle diversità immense di contesto. Sì, ma vediamo il Contesto suicidio. familiare. Come si potrebbe Il dire? contesto, la mia famiglia da adesso è diversissima dalla famiglia Beh, del mio bisogna vedere in che bisnonno. termini è diversa, perché potrebbe essere che in termini disfunzionali non ha fatto diversa. No, scusa, io non conosco neanche il Contesto. mio bisnonno. Ma Non ho mai visto questa è la cioè, consapevolezza. il suo vissuto quotidiano era diversissimo dal Sì, mio. ma questa è la Però può essere che consapevolezza. È l'inconscio, è che arrivano in maniera comportamenti inconscia. disfunzionali, inconsci, Inconsci, la possono parola chiave è esserci. inconscio. Non la teoria detta da un uomo dell'inizio XX secolo d'età umbertina. È chiaro che le parole o le teorie dette da un uomo dell'età umbertina sono fortemente diverse dalle tue. Ma qua si sta parlando della parola chiave della psicanalisi, che è inconscio. La maniera di falsificare per me, che taglia la testa al toro, come se fosse un toro e gli taglio la testa, è questa persona che ha avuto in due generazioni, poniamo. Se da parte quella dei genitori zii, se da quella dei nonni prozii, vari suicidi. Se questa persona, durante la piccola infanzia, viene portata in una famiglia che non c'entra niente, non ha contatti con quella, questa è la mia maniera che taglia la testa d'oro di te. Non subirà affatto questa influenza. Mentre, se fosse per i cromosomi, qualcuno capisce? Sì, però dovresti farlo allora. Sì, ma cioè, non farlo Altrimenti più. è un'ipotesi. Ma figlio sui gemelli. E non avrai mai Ma mi comunque, sembra però sì, evidente. no, Se basta lo porti di là, non è di studiare. là, cioè, se C'è un famoso lo studio porti di là, non sui sai che di qua si sarebbe suicidato. Quindi è un'ipotesi, è un'ipotesi. gemelli, fatto da tanti No, bisogna anche Weinstein. Però parametrarlo per quello che succede con dimostrava tutte le fiabe. evidentemente dal comportamento, addirittura della scelta del lavoro, è identica nei gemelli. Peccato che va a falsificare i dati. Sì. Ma non è anche una volontà di vedere le coincidenze, cioè nel senso se andiamo nel trascorso di tutti, magari ci sono stati omicidi, ci sono stati Può anche assassini, darsi, certo. dopo la cosa No, procedi e fai scoprire. dipende quante frequenti. Lui ha detto una cosa Sì, no, generale. dico, Ci sono delle cioè, le famiglie in cui nella coincidenze. generazione di mezzi c'è. Prendiamo Salgari. Sapete l'autore del Tigre di Mompracen di Sandokan? Sandokan! L'autore si chiamava un veronese chiamato Emilio Salgari. Emilio Salgari aveva un nonno e uno zio che si erano suicidati. Il padre che si era suicidato, lui si è suicidato, due figli si sono suicidati. Non lo sapevate. Adesso lo sapete. Capisci che la tua obiezione ho risposto con una controobiezione. Dipende dalla frequenza, o no?
Vabbè, che è di... autocondizionato. Scusa, posso dire, fai la classe, la seconda Sì, e la terza, così almeno abbiamo il quadro bravo. e poi... Allora, per quanto riguarda la seconda idea falsa, chiamiamola eticismo, paroloni messo spiego, eticismo spiritualistico. Che significa spiritualistico? In cui tutto è consapevole, tutto è spirito, mentre il corpo viene sottovalutato, addirittura disprezzato. Ma se non disprezzato, almeno sottovalutato. Eticismo perché tutto riguarda i vizi e le virtù, i peccati o le azioni buone. Peccati, azioni buone, vizi e virtù. Tutto dal punto di vista di comportamento. Dal punto di vista di mente, tutto è consapevole. Tutto è teoria. Tutto è pienamente controllato. Questo significa consapevole. Significa pienamente controllato. Questo significa consapevole. Mi sembra che sia un'idea facilona e super ottimistica. Questa. Questo mostro che possiamo chiamare Caribi. Che attribuisce i caratteri sulle menti umane solamente a scelte razionali e consapevoli. Se hai commesso questo omicidio è solamente colpa tua, l'hai premeditato, cioè tutti gli omicidi sarebbero premeditati. Tu sei pienamente volontario. Tutte le addizioni di droghe sarebbero pienamente volontarie, per esempio. E anche le cose meno criminali, tutte le perversioni sessuali, se ci sono le perversioni sessuali? Anche non criminali, coltivate in segreto, ci sono? Sì o no? No, sì o no? Sarebbero pienamente volontari, pienamente consapevoli, pienamente controllabili, volontarie, consapevoli. È quello che secondo me, questo, perché lo conosco, ha predominato, predominato, predominato per millenni. Prima attraverso la filosofia greca di Platone, che diceva esattamente questo. Tutto è l'anima, cioè tutta la mente, il corpo non serve a niente. E poi nel cristianesimo platonizzato, cos'è il cristianesimo platonizzato? Non è quello a cui siamo abituati noi, anche io che sono vecchio, quello del Concilio Vaticano II, no, a quello che precede il Concilio Vaticano II. Quello che ti dice che ogni tuo difetto, difetto abituale, anche grave, è solamente un peccato, non è una malattia. Ora, tra peccato e malattia, mentale. C'è differenza o no? Sì o no? Ecco, Freud è il campione che ha mostrato questa differenza. Sono entrambi comportamenti cattivi quelli dovuti a una malattia mentale e a un peccato? Sì, sono entrambi cattivi, ma le cause sono diverse. L'eticismo spiritualista non fa questa distinzione tra malattia mentale e peccaminosità morale. Non la fa, perché non considera che esista l'inconscio. Questa teoria o errore filosofico sulla formazione della mente umana è quello che io conosco dalla storia, che io conosco dai miei studi, ha predominato per millenni. Solo alla fine del XIX secolo e nel XX secolo è stata contrastata. Tu dicevi di dire la terza, no? Quella di... Quella vera. quella vera. La scoperta dell'inconscio da parte di Freud, questa è l'idea vera, apriva un campo di concettuale, di idee, di visione di com'è la realtà. Per una malattia mentale, di origine mentale, che significa che origina dalla mente, non origina dai cromosomi, non origina dagli astri, non origina dagli dèi. Che sarebbe l'errore di Scilla, ci siamo? Quello che ho chiamato determinismo fatalistico. No, Odisseo rifugge Scilla, si allontana da Scilla. L'origine dei difetti mentali è nella mente umana, non in agenzie esterne alla mente umana. Questo è scappare da Scilla. Qualcuno mi segue? Quello che ho chiamato fatalismo deterministico. Però attenti, che scappando da Scilla stiamo per essere ingoiati dal gorgo di Cariddi, cioè dell'eticismo spiritualista che non distingue malattia mentale da peccato morale. La società dell'ancien régime, quella fino agli anni 50, mai sentita? Esistita la società dell'ancien régime fino agli anni 50?
quella che non distingueva peccato morale da malattia mentale? Esistita o no, secondo i ricordi dei vostri nonni? Invece, la scoperta dell'inconscio da parte di Freud apre il campo a una terza possibilità, che non è né l'una né l'altra. Non è l'una, cioè rifiuta che sia un'agenzia esterna della mente a creare i difetti o cose della mente umana. Rifiuta questo. I problemi della mente umana nascono dalla mente umana stessa. Ma rifiuta anche che si nascono solo dalla mente consapevole e controllabile, perché esiste anche la mente inconscia, non controllabile. Ora, mentre il vizio e colpa morale, peccato, dipende dalla mente conscia, cioè dai comportamenti conoscibili, controllabili dall'intelletto, dalla volontà della persona, la malattia mentale invece, diversamente, dipende dalla mente inconscia, sempre dalla mente e non dagli astri o dalla biologia, ok? Sempre dalla mente, non dagli dèi o dal sangue ereditario, no, sempre dalla mente mia o tua, e questa è la responsabilità morale. Ma non da una mente puramente o totalmente o anche solo prevalentemente controllabile. Perché dico anche solo prevalentemente? Sapete il famoso disegnino di Freud? Forse lui l'ha fatto vedere, quello dell'iceberg? Un settimo emerso? No, scusa, un ottavo emerso, sette ottavi immerso. La mente umana è l'iceberg. Lui pensava che sette ottavi fossero Sette inconsci. ottavi. Sì, l'immagine, guarda, prendila, cercala. Cioè, se ne trovi un sacco. Avendo detto che la malattia mentale dipende, invece, secondo Freud, dalla mente e non dall'agenzia esterna della mente, ma dalla mente inconscia, non da quella conscia. Capite la differenza con le due idee di questa terza? Forse troppo poco queste frasi un po' astratte che ho detto io. In che cosa differisce il peccato della lussuria dalla malattia mentale chiamata isteria? Che sapete che le isteriche di Charcot, della Salpêtrière, dove lui era andato a fare la borsa di studio, appena Charcot gli bisbigliava delle parole sessuali, facevano il grand arc hystérique. Perché facevano il grand arc hystérique? Perché lui, Charcot, gli sussurrava delle parole porcone nell'orecchio. Ora racconto Sigmund Freud, perché lui era stato borsista alla Salpêtrière di Charcot. In cosa differisce il peccato della lussuria nell'inferno, Paolo e Francesca nel purgatorio, il muro di fiamme, dalla malattia mentale dell'isteria? Cosa riferisce l'accidia, altro dei sette peccati capitali? Anche qua c'è i pigri che sono nella palude stigia, gli accidiosi, le accidiose nella palude stigia, nell'inferno di Dante, la Divina Commedia. In che cosa dice la peccato morale dell'accidia dalla malattia mentale della depressione? In che cosa differisce? In che cosa differisce? Se differisce. In che cosa differisce la superbia, peccato morale della superbia, che i moralisti di tradizione aristotelica, tomistica, come Tommaso Aquino, dicono tra tutti i peccati, la violenza, l'omicidio, la menzogna, l'invidia, la superbia, l'avidità, la viltà, la freddezza emotiva, piuttosto che la lussuria sessuale, piuttosto che l'avidità di rubare, la violenza di uccidere? Di tutti questi peccati, molto più peccaminoso, molto più cattivo è la superbia. È la madre di tutti i vizi, è un peccato puramente spirituale, non corporeo, non corporeo, ma pienamente. Perché poi il più peggiore di tutti? Adesso faccio una piccola, brevissima digressione filosofica. Perché il peccato più grave di tutti è uno puramente razionale, puramente spirituale, che non ha a che fare col corpo? Perché l'uomo, principalmente, è un animale razionale, per questo. La sua essenza specifica è la razionalità. Dov'è dunque che abbiamo il peccato più grosso, la perversione più grossa della nostra natura?
dove la nostra essenza viene deformata, la razionalità. E dunque questa è deformata con la superbia, che è un peccato non corporeo, ma puramente intellettuale. Perché ho fatto con la superbia? A cosa è finita la superbia da quella malattia che oggi sembra tra le più diffuse tra le psicoterapie? Il disturbo narcisistico della personalità. Mai sentito? Però Disturbo. di solito chi ha veramente il disturbo narcisico della personalità, che è un disturbo pervasivo della personalità, non va dal psicoterapeuta. Sì. Proprio perché Come c'è un dicevo, narcisista molto sì, come narcisista. dicevo, infatti, che quelli che hanno più bisogno purtroppo non conoscono. In che cosa il vizio di gola è uno dei sette vizi capitali? Ciacco è nel secondo o primo cerchio dell'inferno, il primo cerchio dell'inferno, Ciacco, il goloso. Nel primo cerchio dell'inferno c'è Ciacco, un goloso. Da cosa viene il vizio morale o peccato della gola? Dal disturbo alimentare, da quella malattia mentale chiamata bulimia oppure anoressia. Bulimia in questo caso. In che cosa l'iracondia, il vizio dell'ira, un altro dei vizi capitali, e la crudeltà, che può derivare, non sempre, ma può derivare dall'ira. Questi peccati morali vengono distinti dalla malattia mentale della psicopatia. Chi sono i psicopatici? I violenti crimini? No, mi sento psicopatico? Psicopatia? Nella cosa psichiatrica è il violento crimine criminale. Si chiama psicopatico. In che cosa la superstizione? Di credere che certi rituali ti permettono di avere degli effetti magici sulla vita, chiamata superstizione, che è un peccato che Tommaso d'Aquino elenca tra i vari peccati contrari alla saggezza, alla virtù morale della saggezza. In che cosa il peccato della superstizione differisce dal disturbo mentale, dalla malattia mentale, della nevrosi ossessiva? Sapete che Arnold, il primo caso fatto con Breuer da Freud, riguardava una nevrosi ossessiva. Se la Ah no, non riusciva, non metteva 8-9 cuscini davanti, di fianco e dietro, non chiudeva tutte le porte e finestre completamente, non metteva i quadri a posto, non riusciva a prendere. No. Si chiama nevrosi ossessiva, sì, ma che è un atteggiamento superstizioso, per cui cose che non hanno cause razionali possono però lo stesso determinare effetti nella realtà. Si chiama superstizione, ma nel campo psichiatrico si chiama nevrosi ossessiva. In che cosa il peccato di furto? Sapete che i ladri vengono messi nell'inferno del Dante, nel nono cerchio, scusate, nell'ottavo cerchio, in una delle bolge dell'ottavo cerchio ci sono i ladri. Ottavo, proprio il penultimo cerchio dell'inferno, prima del nono. In che cosa il peccato del furto si distingue dalla malattia mentale o disturbo mentale o malattia mentale della cleptomania? In che cosa la codardia, che è il vizio contrario a una delle più importanti virtù fondamentali o cardinali, che è il coraggio è una delle principali virtù dell'essere umano. Pochissimo diffuso, vero? È vero che è pochissimo diffuso il coraggio? È vero? E la codardia è il vizio contrario a questa virtù cardinale che è il coraggio. In che cosa il vizio della codardia è diverso dalla malattia mentale della paranoia? Mi sento la paranoia? I miei colleghi della banca, ho paura, codardia, per questo mi licenzio, oppure mi do malato e non vado più in banca, che i colleghi della banca mettono dei tubini dai loro uffici al mio ufficio. A quale scopo? Mandare gas delle neurone. Pensate che sto scherzando? Mi sto citando un caso clinico di paranoia. Mi sento la paranoia? In che cosa la temerarietà? Vabbè, non continuo. Ho finito. E la risposta? L'inconscio. L'inconscio. La visione che ho chiamato eticismo spiritualista pensa che non ci sia nessuna differenza. Invece la visione freudiana pensa che vi sia differenza, perché fa una distinzione che per millenni l'eticismo platonizzante non ha mai fatto.
La distinzione tra mente, sempre mente, dunque niente astri, niente sangue, niente ideologia, ma mente inconscia, sempre tua mente, non mente di Franco Magni, ma mente di Ludovico Nello, però inconscia. Questa è la distinzione tra tutte queste coppie di opposizione. Cioè, una è essere consapevole. Sì. Allora tutti i ladri che non sono cleptomani sono pienamente responsabili. No, il pienamente è un avverbio che metti tu. Beh, sì. Io invece non lo metto, e metto che i giudici lo sanno anche in base a proprio il diritto C'è una penale. scala, dai. Esatto, C'è una è scala. proprio così. Secondo me. Ma la scala non si può fare se non ammetti che esiste l'inconscio. Se non lo ammetti, No, va bene, però. le attenuanti, che invece i giudici penali del XX secolo e anche ancora più del XXI secolo adottano, l'adottano in base a questa fondamentale differenza. Sì, ci ho capito. Però se c'è la scala, allora Se no. non sono due cose Se no, diverse. sì, una scala, Cioè, sono due cose diverse. Il caldo è sono. diverso dal freddo. Sì. Scusa, È una però c'è maggiore o una minore? scala. Se non potresti fare una scala se non ci fossero due poli Maggiore o opposti. minore Ecco, consapevolezza. Ho capito. io ho finito, ma finito. Guardate, È la pagina 3. io appunto sono a pagina, no, sono a pagina 3. Possiamo fare un altro tour? Però Sì. se siete interessati, perché io, come dire, non sono ancora entrato di come. Si è evoluta questa psicanalisi No, del bene, ma XX questo è un. secolo, Non abbiamo tempo. no, ma lo so, Sì. no, dico, e soprattutto non sono entrato nei concetti fondamentali della psicanalisi, a parte quello di inconscio. Adesso vi cito solo un elenco. I sogni, gli atti mancati, o lapsus, l'infanzia, la piccola infanzia, la teoria dello sviluppo della sessualità, le dipendenze tossiche, cioè velenose, i rifugi della mente. L'idealizzazione, l'ideale, l'identificazione nell'ideale e la proiezione nell'ideale. Le triangolazioni, come dire più di due, triangolazioni tipiche. L'ambivalenza emotiva nelle emozioni e affettiva nei rapporti con le altre persone, eccetera. Ma queste sono le cure, ma è possibile No, non sono le anche, cure, no, faccio per dire, sono delle problematiche, delle problematiche, idee che Freud ha ma è elaborato. possibile anche adottare queste linee per la manipolazione? Cioè, ovvero uno dice vado psicologo perché voglio migliorare i lati del mio carattere, voglio essere più una cosa più l'altra. No. No. Quindi sono mentalista. No. Adesso tu vai giustamente a fare una domanda riguardo all'aspetto terapeutico. Uno dei problemi è la guarigione. La cura è un problema. Come funziona la cura? Io ho parlato, solo accennato. Alle quattro sedute settimanali, alla parola e al lettino. Ho detto solo questo, è vero? Sì, no, ma Però ci sono io anche altre cose da come dire. nella chirurgia curi il male, pure c'è la cura di chirurgia estetica che serve per Sì, migliorare. Lo sì. stesso anche potrebbe essere fare anche per il carattere, per la No, personalità. no, no, ne nego, non esiste, non è Non mai esiste. esistita. Freud era un medico ed è nato come medico e tutti i suoi discendenti sono medici. Sì. Principali, sì, i principali discepoli di Freud sono stati medici. Il medico cura Vabbè. l'immane. No. È un erede particolare dovuto allo sviluppo storico dei nostri tempi o dei tempi di Freud, della confessione. Uno perché va dal confessore? È uno dei sette sacramenti, ma questo tra i sette non è come gli altri sei, è uno specifico, si chiama confessione. È indirizzato per migliorare il mio carattere, diventare più socievole, più carismatico, più stabile, più lavoratore. No. La confessione non è, non, riguarda una realtà della vita umana che tante persone pensano che non esista, tante teorie pensano che non esista, e invece il cristianesimo, come la psicanalisi, vi dico che Freud era ateo. Invece pensava che esistesse, sapete cosa? Il male profondo e tragico della vita umana. Quello che intende lui, che non ha niente a che fare come giustamente si chiama te con la psicanalisi, secondo me riguarda il coaching, ma, o i mentalisti, beh, che ti dicono queste tecniche per migliorare, Sì, adesso sono di moda. però fanno nulla a che Sono fare con quello come degli allenatori, infatti la parola coach deriva dalla palestra. che fa. E spiega. Dalla palestra è passata a queste cose
Ma inizia dalla palestra, dagli sport. A volte sono motivazionali. C'è tipo quello Oppure. famoso in Italia che è Alessandro Re, mi sembra, no? Se non sbaglio. Comunque il cognome è corretto, Re, il Marco. nome non so se è Re. Marco. Roberto Re. Roberto. E c'hanno un limite che secondo me la psicanalisi mette in evidenza, che basano tutto sulla parte cosciente, no? Motivazionale, razionale, dimenticandosi che c'è l'inconscio. Quindi creano tanti ercolini sempre in piedi, Facciamo tra finta, virgolette. facciamo finta. Io tra l'altro quello che ho apprezzato della tua interessantissima relazione, anche se breve, ma interessante è il fatto che tu hai più volte, secondo me correttamente, l'ho molto apprezzato, parlato sempre di mente, no? Sempre parlato di mente, mente umana, mente, senza citare il cervello. No, perché c'è un grosso inghippo dal punto di vista della terapia delle malattie È mentali. giusto la cosa che l'anatomopatologo, perché il cervello è un No, ma io organo. sono andato un loro e dico il cervello non c'entra niente con No, l'anatomia. ma però Ma non è che la è un psicanalisi. elemento della tua disciplina, l'anatomia, Sì. sì o no? Invece la mente, le idee non lo sono, vero? Però sai, faccio psicoterapia, mi occupo. Sì, ma siccome in quanto anatomopatologo il cervello è oggetto della tua anatomia, sì o Certo. no? Come i polmoni e il pancreas. Sì. Invece la mente, le idee. Infatti sono una cosa a parte, lo faccio in quanto non lo ma in quanto E appassionato. quella cosa che dice giustamente l'anatomopatologo è, non l'ho detto esplicitamente, adesso grazie di questa esplicitazione, l'ho detta implicitamente, parlando del positivismo, della filosofia in cui era nato e formato Sigmund Freud, in cui per la sua genialità si è sollevato, perché lui era un genio, si è sollevato dalla marmaglia positivista, in realtà. Sigmund Freud. La marmaglia positivista pensava che tra mente e cervello non vi fosse nessuna differenza. Ecco perché avete visto il laboratorio di Wilhelm Wundt. L'avete visto? Come fatto? Guardatelo, informatevi su Wilhelm Wundt, il principale psicologo positivista. Io, Franco, ho due domande. Sì. Posso? Allora, la prima fa riferimento a quell'idea paradossale che hai presentato un po' all'inizio della tua lezione, con cui io tra l'altro sono d'accordo, cioè che quelli che non conoscono e che ignorano la psicoanalisi sono quelli che ne hanno più bisogno, Sì. no? Ecco, io ho osservato, non so se sei d'accordo, che molti di questi che ignorano, nel senso che ne hanno sentito parlare ma non hanno mai fatto nulla per comprenderla davvero, non solo si limitino ad ignorarla, ma abbiano anche un grande, un forte pregiudizio negativo basato su diffidenza, sospetto, disprezzo nei confronti di questa pratica che non conoscono di fatto. E volevo chiederti se tu hai osservato questo e che spiegazione ti dai. Vabbè, adesso ho osservato, non solo io, tutti voi l'avete osservato, almeno soprattutto quando eravamo più giovani, io sono vecchio. Però facciamo finta. Tu, caro, quanti anni hai? Hai mai avuto 25 anni tu? No, amico, 30 anni fa avrei avuto 25 anni. Riesci a ricordare qualcosa di quando avevi 25 anni? Perché ti dico questo? Perché se riesci a ricordare qualcosa, fa il confronto tra allora e adesso. Allora c'era più lo stigma, si dice così, parolone, sociale dell'andare a fare una psicoterapia? Sì o no? Provaci a pensare. E chiunque ci pensi, è il mio invito. La mia ipotesi di ricerca è questa. 30 anni fa Ci si c'era molto vergognava? più stigma. Stigma, Ci si vergognava? esatto, Sì, ho usato il ci parolone, significa teneva. No, vergognarsi di dirlo. Oggi di meno. Vi risulta? Non vi risulta? adesso, scusa, adesso Sì. il fatto di andare, Ti i vergognerai. bambini, quando ero bambino, chi andava dallo psicologo, non dico dallo psicanalista, già andare dallo psicologo era una cosa un po' strana. Adesso, cazzo, le mamme arrivano lì Se con non otto psicologhi se non ci addirittura. vai, beh, c'è non, non. ancora secondo me comunque la stima. Meno però, Molto immagino. meno di una volta, c'è ancora soprattutto in chi, come dicevamo adesso, in chi disprezza inconsciamente, secondo me, la psicanalisi, che sono gli ercolini sempre in piedi, cioè quelli che non falliscono mai, quelli che hanno paura del fallimento, quelli che non riconoscono che i comportamenti non sono tutti razionali, che sono qualcosa che ci guida, che è l'inconscio, di cui non sappiamo. Spesso i nostri difetti ce li dicono gli altri, no? Noi non ne siamo consapevoli.
bisognerebbe ascoltarsi di più reciprocamente per diventare più consapevoli. E io la stigma la vedo ancora perché, insomma, cioè, io faccio Vabbè, psicoterapia. adesso diciamo che Però ne andando vedo sempre. tanti che fanno psicoterapia, ma che assolutamente non vogliono dire, perché lo vedono come un vulnus. Come dire, ho bisogno di un aiuto, questo non va bene. Cioè, l'implicito è quello, capito? Hanno anche paura di essere considerati pazzi, malati, Bravo. anormali. Sì, quello secondo me molto meno di una volta, ma certo. Sì, ma anche adesso, una volta era molto più, bastava dire io sono malato, uno si teneva per sé i propri mali, invece adesso c'è una maggiore apertura, ma non solo per problemi mentali, anche per qualsiasi tipologia di malattia. Cioè nella famiglia che diceva uno c'è un male, c'è un brutto male, cioè non si voleva neanche indagare, non si comunicava neanche, diciamo, ai propri figli per la forma di protezione. Adesso invece c'è maggiore libertà, ma non solo per problemi mentali, ma anche per le malattie più generaliste, cioè l'intelligenza, la consapevolezza della gente, la maturità è cresciuta Sì, rispetto tra a anni fa. l'altro, una cosa importantissima che hai detto nella relazione che per diventare psicoanalisti, anche psicoterapeuta, secondo delle scuole, comunque devi essere supervisionato tecnicamente, hai detto, cioè devi essere psicoanalizzato, anzi, Sì, cioè, no, devi stare allora, in permanente supervisione. fondata da Freud, devi, se no non diventi Sì, psicanalista. ma adesso anche tutte le scuole psicologiche, cioè i psicoterapeuti devono stare in costante supervisione e aggiornamento. Questo per dire che alle volte tu puoi andare anche dallo psicoterapeuta, non perché hai un disturbo, ma perché vuoi essere costantemente supervisionato. Anche perché oggi come oggi, i lavori nella vita di tutti i giorni, dall'insegnante al patologo, al medico, all'operaio, all'ingegnere, al dirigente d'azienda, cioè sono stressanti. La vita familiare è fonte anche quella di stress, le relazioni possono essere fonti di stress. Essere supervisionati è quasi una prevenzione, Questo cosa vuol dire? no? Cosa vuol Cosa dire? vuol Cioè, attualmente cosa vuol dire essere psicanalizzati? Cioè questi discendenti, cioè, dire? Adesso, cioè avere un equilibrio mentale. allora la psicanalisi è una forma È di per medicina. mantenimento È di. una forma, no, 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 è una forma di medicina, cioè di levarti da una malattia mortale. Lo sto dicendo nella maniera più netta possibile. La mia esperienza è stata questa. Molte persone No, cioè. e i casi clinici di Freud, quelli dell'uomo dei lupi, dell'uomo dei topi, del presidente Schreber e del piccolo Hans, dicono esattamente questo. Certo, però Melanie Klein, che viene psicoanalizzata da Freud, che stavolta psicoanalizza Dion, no? Cioè sono delle supervisioni, non è che guariscono da disturbi mentali, sono in costante supervisione, che è una forma di prevenzione della scissione. Beh, io direi sarei molto più Più cauto. non più cauto, più netto. Ah, quindi. Melanie Klein è stata veramente psicanalizzata da Freud. Certo. Aveva grossi problemi mentali. Suo figlio si è suicidato. Lo sapevi? No, Adesso te lo sai. certo che si è Adesso suicidato, lo ma sai. poi la costante supervisione anche quando è superato il quando sei diventata la consapevole dinamica, loro continuano, quello che voglio dire. È un confronto continuo. Sì, però la psicanalisi non è un abbellimento ercolino, no. È una cura. Sì, è una cura della parola. È una cura da mali profondi e mortali che portano alla morte per millenni. Io, dalla mia cultura, posso dirvelo senza millantare, mentre millanterei se ho letto l'equazione del capitale. Invece qua non millanto un piffero. E vi dico che per millenni l'ascetica, la spiritualità e la teologia morale cristiana, soprattutto cattolica, quindi sono cattolici, nell'Occidente. Adesso ho perso filo discorso, qual era il filo discorso? Che è una cura. Cioè, Che è una cura. Ah, psicologo. ecco, sono ripreso il filo discorso. Da mali mortali, il punto è la cura da mali mortali. Per millenni, cosa ha detto questa spiritualità e teologia morale cattolica? Cristiana, anche protestante, nessuna differenza con il protestante. Che la seconda morte è peggiore della prima. Avete mai sentito questa frase? No, perché non siete dentro questa storia della teologia cristiana. Io invece sì. C'ho il baccalaureato in teologia e il dottorato in teologia. Figurati. Il dottorato in Inghilterra. A King's College, London. Che altro che è stato in Inghilterra, quindi è Sì. associato. 4 anni di dottorato a Londra, a King's College, London. Theology. Presidente Philosophical Theology, che è quella basata sulla ragione naturale, non solo.
Chiuso questa parentesi personale per dire che cosa? Per millenni ha detto che la seconda morte è peggiore della prima. Cos'è la seconda morte? Diamogli un nome più divulgato. La dannazione. L'inferno. L'inferno è un male più grave della morte biologica. Dove ho sentito questa idea? Vi è arrivata come lontana eco dal passato? Vi è arrivata almeno come lontana eco dal passato? O no? Sì, Non lo so. siamo stati tutti Ma non lo catechisti. so, ma ci sono persone molto più giovani. Lei molto più può darsi che questa idea non l'abbia mai avuta. Che li, Ah anche, sì, lei, magari lei, ma sì. sì, perché io so che nella predicazione domenicale nelle parrocchie, dopo il Concilio Vaticano II, dell'inferno non si parla più. Vi risulta? No, Ma si lavava poco ormai in chiesa, non poco, per niente. Io bravo. ci vado ogni domenica e so che non se ne parla per niente. Sta venendo meno anche questo ormai, no? È venuto già meno. Io posso dire che da decenni in chiesa. Come vado tutte le domeniche in chiesa, posso osservare che non si dice mai. Non si parla più da niente. Mai, neanche una volta. Voi non andate mai in chiesa, è vero? Allora pensate che ancora ci siano Principi Azzurri, Biancanevi, Sette Nani. Invece dell'inferno, da decenni, io lo so perché vado tutte le domeniche in chiesa da decenni, All'inferno, eh. dell'inferno non si parla mai. Io volte vado in chiesa, però c'è Però sempre vi è dei. arrivato questa eco? Che un tempo si diceva che l'inferno è peggio della morte biologica? Sì o no? Nessuno, a te non è arrivato, per esempio. Vedi? Vedi che a qualcuno è arrivato a qualcuno Cioè, morire non è un gran problema, è essere dannati che è un gran problema. Esatto. Per Perenni perché si sofferenze, parla di per vita eterna, vita l'eternità, eterna per eterne all'inferno, sofferenze. non è Ma ti è così, arrivata a te questa idea? infinite. L'ho studiata così. Cioè. Allora ti arriva, se l'hai studiata vuol dire che ti è arrivata, vuol dire sì, mi è arrivata. Sì. Sono abbastanza vecchio che mi è arrivata. Una giovane magari a lei non è arrivata. Quando sono grandi, grandi Ma masse che perché non se ne sicuramente è parla più? arrivata, non se ne Perché? parla più. Quello è un altro difficile, non è che posso farlo Fanno dire ancora così. Io ricerca ho dell'indulgenza. delle idee, ho scritto anche Perché non vedo l'ora dell'inferno, un saggio che potete trovare online. Perché la confessione ti assolve dai peccati, però se li hai fatti i peccati, all'inferno c'è lo stesso. Lo spiegava. Ripeti un attimo. È una cosa che io non avevo capito, perché non essendo cattolico, essendo ateo come Freud, no? E non Sei avevo come capito Marx. che tanti altri, quantomeno agnostici. Dicevo che la remissione dei peccati non ti assolve dal peccato, ma il peccato che hai fatto, se è un peccato capitale, ti manda all'inferno lo No. stesso. Per non andare all'inferno, No. devi chiedere l'indulgenza. No, No. no, no. Una confessione normale, cioè ordinaria, normale, se mi dico ordinaria, una normale confessione che va al parroco dietro No, ma casa. mi spero che non. È come se tu Sbagliato. non hai pagato i peccati. Sbagliato. Allora, Allora cosa si farà ti da manderò, io fare? lo Ma so, me mandami, mandami. l'hanno spiegato, eh. Sì, mandami, Non è mandami. farina del mio sacco. Immagini. No, perché io pensavo, no, perché io pensavo che con la remissione dei peccati della confessione uno fosse a posto. Pienamente. Invece questi hanno detto E ti hanno detto una che balla. per aver pagato il peccato devi avere Ma l'indulgenza. cosa andresti a fare la remissione dei Ma peccati? questi E qui poi allora sono perché partiti. c'è No, tutto il no, mi giorno? interessava quella cosa lì, perché non ne parlano più, secondo te? Allora, L'indulgenza adesso non voglio parlare solo, è tardi, e non voglio soprattutto con brevi parole, perché se ti rispondo con brevi parole, non mi piace. Perché è come se dico un vaticinio, una tesi indimostrata, non te lo posso dimostrare. È un problema grosso, un problema che si appoggia sia sulla filosofia, cioè il sistema di idee, sia sulla storia, cioè come queste idee vengono prodotte e diffuse. Sì, nel mondo occidentale, perché sto parlando del mondo occidentale, non della religione islamica, no, non della religione buddista, no, ma di quella cristiana. Ci vuole qualche risposta articolata che adesso non ho, non voglio dare in maniera superficiale. Comunque, io già ti ho detto che se vuoi guardare, c'è un saggio che riguarda l'inferno, scritto da me: Is there pain in hell? C'è dolore nell'inferno? Punto di domanda. Pubblicato a New Blackfriars, Oxford, In cinque inglese anni fa. Sì, però lo fai con Google Translate, per la in italiano. rispetto alla mia domanda, quindi tu come ti spieghi lo stigma sociale nei confronti della psicoanalisi? Ma Freud l'ho detto già ai suoi tempi, perché ai tempi capirai, era molto più grosso. Cioè, i malati di mente erano quelli che venivano considerati
emarginati sociali, quelli che incontrava le isteriche della Salpêtrière erano considerate come i criminali della prigione, negli asylums. Gli asylums erano per i pazzi e i criminali. Gli asylums erano per i pazzi e per i criminali. Perciò lo stigma sociale dei prodotti era molto più forte che ai nostri tempi. Infatti ci andavano di solito dei baroni, dei banchieri, delle banchiere, delle ereditiere. Perché? Perché essendo aristocratiche erano protette dalla loro posizione sociale. Sì, proprio così. E E quindi quindi come diceva lui, tu pensi che avere un male fisico è qualcosa che può essere vergognoso perché tu non sei, non so se sei i testicoli ritratti, se sei una donna come il pugile algerino che ha i testicoli ritratti, cosa? No, per te, ma no, ci sono, se è la lebbra, figurati, sappiamo lo stigma della lebbra, no? Lo stigma della lebbra, che è una malattia della pelle, cioè una malattia che ha anche effetti sulla pelle, ma ancora di più la malattia mentale, perché ancora di più? Per quello che dicevo prima. Noi siamo animali come i cani e come i gatti, abbiamo uno stomaco, delle feci, degli intestini, dei peni come i gatti? Sì o no? Perché? i peni o i peli? No, peni. Lo rivolgevo a lui, ma qualcuno ha delle vagine come i gatti? Non lo sai? Sì. Se no te lo rivelo. No, Siamo animali come i cani, come i gatti? Ma abbiamo qualcosa di diverso, quel mondo dell'arte, della scienza, della filosofia, dell'etica, della religione, delle istituzioni politiche nazionali e mondiali. O no? Abbiamo anche questo? O non lo abbiamo? L'abbiamo o no? Ecco perché la malattia mentale è più grave della malattia fisica e uno si vergogna di più. Si vergogna di più perché colpisce l'essenza dell'essere umano, che non è il pancreas. Ok, avevo la seconda domanda, grazie Franco per la risposta. La seconda riguarda una cosa che hai detto che forse non ho capito. Tu a un certo punto hai posto una domanda e hai detto come mai i bambini della primissima infanzia, quindi dei primissimi anni di Sì, vita, apprendono, se le hanno cose una buone cosa capacità di cattive. apprendimento molto maggiore rispetto ad altre persone di altre fasce d'età. E In non so se... maniera inconscia ho detto, ovvero o no? Ho detto in maniera inconscia? Sì. Prima della parola. Sì, l'esempio tipico è la lingua. Vediamo l'esempio tipico. La lingua si studia anche nelle forme dell'analisi grammaticale, dell'analisi logica, dell'analisi del periodo quando sei nelle scuole superiori, medie e superiori? Sì o no? Con le cinque parti del discorso, l'interiezione, la preposizione, l'aggettivo, l'avverbio. Qual è l'avverbio? La parte che modifica sia l'aggettivo che il verbo che lo stesso avverbio. Definizione di avverbio. Si studia questo quando si è 3 anni o quando se ne ha 13 o 16. Ma quello non è l'apprendimento della lingua. L'apprendimento della lingua non viene affatto in questa maniera consapevole. Per niente. Avviene in maniera completamente inconsapevole, per imitazione verso i parlanti. E chi è il primo parlante? Madre lingua. Non si dice madre lingua? Perché secondo voi si dice madre lingua? Perché te la insegna? Mamma. Madre. Distinguendo le cinque parti del discorso, facendo la coniugazione del congiuntivo perfetto più che perfetto? No, ma sai come lo fa? Parlando. Lo sapevate? Come la impari la lingua? Nessuno di noi se lo ricorda come l'ha imparata, è vero che nessuno di noi? Mentre io mi ricordo le classi, classes inglesi, lezioni che ho avuto per anni e anni, prima a Lancaster e poi a Londra, di lingua inglese. Perché me le ricordo? Perché ero co attività pienamente consapevole. Consce, diverso da quelle inconsce. Quindi l'apprendimento inconscio è molto più efficace di quello conscio, stai dicendo. Sì, nel bene e nel male, almeno nella prima parte della vita. Non ho detto che è più efficace, perché se è più efficace è giusta la tua domanda. Grazie, l'ho fatta, adesso non so perché il tempo è finito, però dico, efficace non significa buono o prezioso o valido o meta dei nostri sforzi. No. Io penso che per me la meta dei miei sforzi deve essere le cose consce, deve essere fare l'insegnante come sto facendo adesso con voi. Questa è la meta, qualcosa di pienamente conscio. Sto dicendo che è efficace in un senso che, come dire, non ha un valore etico, un valore Più morale. veloce. È più forte, più potente, più veloce. Ma ciò che è più forte, più potente e veloce non è detto che sia una cosa migliore di ciò che è lento e raffinato.
e faticoso. Cioè, può essere qualcosa di faticoso, di lento e faticoso e raffinato, che è più prezioso di ciò che è potente e veloce. Cioè, uno tsunami è potente e veloce, ma non è detto che sia la cosa migliore del mondo, no? O no? E questo è efficace in questo senso Sì. ben limitato, che non ha un valore morale. Una cosa su questa cosa dell'apprendimento nell'infanzia. Un'altra cosa che lo favorisce è proprio l'assenza della paura di sbagliare. Quello che frena l'adulto. L'adulto ha molta paura di Sì, sbagliare. mi ricordo in queste lezioni di inglese a Londra, mi ha frenato tantissimo questa paura. Che I bambini non hanno assolutamente paura di gli sbagliare. importa? Se, non, se i genitori non sono stronzi, voglio dire. Ottimo servizio. Qualcuno direbbe se gli insegnanti non sono stronzi. No, ma si parla da piccola infanzia. E niente, via, allora. Grazie. 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 Grazie.